È una bella linea, caspita, ragazzi. Ha partecipato al Mad Physique, ma com'è successo? Quindi non, Claudio Paradiso non è l'unico caso di queste imitazioni. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui finalmente con Marco. Buongiorno. Marco, nome Instagram? Marco_aracri_sw. Quindi Marco, io dovevo già incontrarlo diverso tempo fa perché è vicino al mio paese qua in Calabria, quindi mi fa sempre molto piacere venire. Ah, fermati, vai nei link in descrizione, trovi tutte le informazioni sui nostri servizi e tutto ciò che cerchi, quindi fermati e vai giù. Oggi finalmente ci siamo incontrati, è stato gentilissimo, mi ha regalato anche la sua maglia, quindi dopo andate a commentare su Instagram. Allora Marco, io oggi sono qui da te perché in tantissimi mi hanno scritto come migliorare la verticale. Facciamo vedere tre esercizi che secondo te potrebbero aiutare tutti i nostri follower a migliorare. Te come te la cavi con la verticale? Ma diciamo che me la cavicchio, dai. Ho visto che stai facendo anche la verticale a un braccio, da diverso tempo fai diverse esibizioni. Come hai iniziato ad allenare la verticale? Ah, la verticale diciamo che è stata la mia prima skill che ho sbloccato. Quindi okay. Alla fine la prima skill è sempre la prima skill. E da quanti anni ti alleni? Mi alleno da 2 anni e mezzo, quasi 3. Vabbè, dai, quasi 3 anni. Quindi qui all'interno diciamo del tuo comune, comunque in zona, tanti ragazzi stanno iniziando a praticare, com'è la situazione? Qui... Molti mi scrivono spesso. Ah, in Calabria c'è un po' di movimento, anche se qui nel mio paese non c'è molta richiesta per... Speriamo che comunque noi siamo... crescendo, sì. Noi siamo qua a Francavilla, Angito, adesso provincia... Ancora provincia Vivo sì. O è diventata ancora Vivo? Perché si parlava ai tempi che volessero togliere sì, di nuovo Vivo, quindi Vivo Valenza. Quindi tutti coloro che volessero iniziare a praticare contattate Marco, che è super disponibile. Stavo chiedendo a Marco appunto di vedere un attimo la mia verticale. Sapete che io chiedo sempre consigli e gli stavo dicendo che, come ben sapete, io parto sempre dall'alto. Forense tempo fa mi disse non partire a fare lo slancio dall'alto, se no non riesci a registrare bene la forza che devi imprimere. Sì, stessa cosa penso anche io. Anche tu sei della stessa cosa. Sì, io poi comunque penso sia una cosa soggettiva. Però io mi trovo molto bene a partire sempre dal mani a terra. Sì. Poi ovviamente tu non so quale piede, posizione vicina, però okay. Fare le slanci. Però parti da terra, da qui. Ok, vedete? È una bella linea classica, ragazzi. Vedete però il gesto controllato come deve essere. Io cosa faccio invece di solito? Appunto, quando parto per la verticale, il mio problema è sempre gestire, cioè io parto così di solito, slancio, sì. E poi vedi che non incasso, me lo diceva anche Gaggi, non andando a fare questo movimento, poi cado. Allora, tu di mobilità penso, cioè ti trovi... Ma mobilità sì, ce l'ho. Io consiglio, allora, lo slancio l'hai fatto comunque bene, okay. Poi magari ti mancava giusto un pochettino per okay. Provare. Consiglio all'inizio, se non riesci comunque a capire come slanciare, o slanci prima una gamba e poi arriva l'altra. Come mi diceva anche Forenzi, okay, così ti bilanci meglio. E poi, quando stai andando già a slanciare, cerca già subito di frenarti con il polpastrello. Esatto. Perché così non vai a... Facci vedere bene il movimento, guardate ragazzi, questo è importante, questo io è lo dimentico sempre. Questi... È come se volessi grattare, flessori, grattare col grasping, con i polpastrelli, sì. E quindi quando hai la sensazione di cadere in avanti ti freni e ti riporta indietro. Quando senti che stai cadendo indietro vai a spingere col palmo ed è sempre un gioco continuo che vai a fare. Quindi io in questo caso che cado all'indietro, sì. Quindi torno indietro, dovrei spingere sul palmo. Spingi. Se vado in avanti poi invece... Ovviamente non è che è soltanto qui che devi controllare questa zona delle mani, devi controllare anche il bacino, la traversione. Spalle, sono un sacco di fattori. Infatti, se vedete, io schieno sempre, quindi vado sempre in antiversione di bacino, quello lì mi fa quello il piatto di col fatica. Tempo migliorerà. Quando magari andiamo a vedere. Allora, proviamo a fare questo. Certo, certo. Quindi andiamo così. Porto magari prima una gamba e poi l'altra. Vado con la destra. Bravissimo, bravo. Guarda, apri il bancio dentro. Bravo, bravo, schiaccia qua, schiaccia.
e cado. Ah, no, schiaccio qua. Vedi, tu hai l'equilibrio perché sei convinto di essere dritto. Invece sei un po' così perché non riesci a portare la pancia dentro. Esatto, che era quello che vi stavo accennando, è l'antiversione. Guarda, tu eri messo un po' così. Sì. Tu vai, manda poi il bacino di retroversione. Sì. E apri. Ok. Quindi è proprio da retrovertere il bacino nel mio caso. Sì, ma nemmeno un po' di retroversione, devi. Di spalle comunque sei aperto. Sì. Tu sbagli questa tutta lato, questa sì, zona. Questa zona qui che sei. Vedi che sei un po' schienato. Sì. Retroverti. E tengo. Vedi come ti allinei. Quindi ragazzi, avete visto che Marco ha colto subito, come dicevamo, io sto tanto in antiversione, spesso faccio tanti movimenti per gestire. Hai qualche esercizio da consigliare anche a tutti i nostri amici proprio per allenare la retroversione? Allora, io consiglierei di, per ovviare questo problema, di lavorare pancia al muro magari. Quindi pancia al muro, mi devo mettere così praticamente, mi fai sì. Vedere Marco? Allora, almeno. Puoi salire tranquillamente anche così. Io sono ottimo. Ah, ottimo, ok. Ti avvicini. Da qui braccia sempre, mani in larghezza delle spalle. Sì. Ok? Cerchi di portare le mani più vicine possibile al muro, in questo caso al materasso. Sì. E mani vicine in retroversione. Ok. Lo tengo solo in retroversione, tengo l'isometria oppure faccio anche in retroversione? No, tieni isometria in retroversione e da qui cerca di spingere forte con le spalle su. Ah, ok. Non incassare, ma spingi forte. Ok. Proviamo a vedere. Tieni magari un 15 secondi e sì, non sì, di più. Sì. Quindi, praticamente salgo, cercando di non ammazzarmi. Vai, tranquillo. Poi scendi, avvicinati ancora di più con le mani, cerca di essere proprio completamente schiacciato il materasso. Ancora. Ancora dietro con le mani. Così? Sì, dai, così. Punta i piedi. Va bene che sennò esci fuori. Cerca di portare il bacino in retroversione e stare a contatto col materasso. Stai a contatto col materasso. Ancora. È bella posta. Ok. Quindi così in avanti e sì. Cerco di andare. Adesso porto le mani avanti una alla volta per scendere oppure. Ok, buono. L'unica cosa è fastidiosa perché il materasso si sì. Muove comunque, fosse stato sì, sulla parete. Sì, sulla parete sei più compatto. Però è ottimo. Vedevo anche che tenevi i piedi qua per sì. Non cadere, per non uscire esatto. Fuori, quindi anche quello ti creava un po' di problemi, però. Però il lavoro proprio sulla retroversione è ottimo. Questo è un esercizio simile, l'avevo visto in Irlanda da Eric, che abbiamo lavorato proprio sulla retroversione. Lui mi aveva fatto vedere anche appunto anti-retroversione, proprio per controllare sì, meglio. Okay, sì. Poi penso esistano comunque un'infinità di esercizi, sì. Però questo è uno di quelli che mi ha aiutato di più all'inizio. Certo. Quindi ricapitolando, lavorare sul tenere la retroversione, pancia appunto al muro, quante volte suggerisci un po' standard? Dicevi un 10-15 secondi tenere l'isometria? Sì, anche un 4-5 serie possono andare. 4-5 serie, quindi dedicare magari un 5-10 minuti a questi lavori di verticale. Sì, ma possono essere anche inseriti in un contesto di allenamento di verticale in generale, non lo so, anche dopo questo esercizio puoi fare riposi e poi puoi fare anche degli slanci, poi comunque dipende dal livello di ognuno, no? Certo, tu quanto tempo dedichi all'allenamento della verticale? Allora, io della verticale adesso sono focalizzato su quella ad un braccio. Ah, one arm, quindi one arm extend. Sì, quindi diciamo che prima faccio la mia scheda di allenamento e poi faccio, alla fine veramente faccio un'ora di verticale ad un braccio. Ah, fai un'ora, quindi avete visto il volume, ragazzi, tanti video. Come lo alleni? Come lo alleni? Interessante. Allora, all'inizio lavoravo sulle attivazioni perché comunque ancora non riuscivo a capire come perché è molto a livello proprio oggettivo, ci sono un sacco di elementi da tenere in considerazione, quindi ogni volta che vai a fare una verticale devi attivare mille muscoli e certo. Devi fare mille gesti che ce la fai vedere, c'è voglia di sì, perché ho già addocchiato, noi da noi c'è Francesco Mazzone che saluto quindi io grandissimo mio amico e lo conosco, Francesco è mi ha fatto iniziare sì mi ha fatto si è appassionato, poi ho fatto una lezione privata con lui online sì. E mi ha dato anche qualche consiglio sì e quindi poi ti dicevo quando sento che comunque sono anche sciolto a fine allenamento perché comunque
della verticale mi è sempre piaciuta, non mi stressa parecchio, anche certo. Se sono sovraccaricato riesco comunque a lavorare. E quando mi sento in forma vado direttamente al lavoro su stacchi e tenute, quando mi sento la giornata che è una giornata nuova per esempio, vado a lavorare sul potenziamento. Quando, dove hai ripreso questo attrezzo? Questo attrezzo l'ho ritirato su un sito circense. Finalmente dopo parecchi anni sono riuscito a trovarlo. E com'è che ti sei approcciato? Cioè ti è arrivato? Sì, allora è arrivato in 1000 pezzi, diciamo. E l'ho montato subito, però avevo difficoltà a salire perché era un attrezzo strano, non sapevo come salire. Quindi all'inizio sono salito con... ti dico la verità, ho messo una sedia così all'inizio e sono provato ad andare tipo da frog stand a pushare in alto. Ok, quindi avevi già controllo. Sì, sì, per il controllo comunque ce l'avevo, però essendo che era un po' più alto rispetto al solito non capivo come gestire. Pazzesco. Però la seconda volta sono andato già di slancio e poi da lì sempre con slancio. Okay. Io l'ho visto usare talmente tante volte e poi dico, caspita, un ragazzo che gli arriva questo strumento, approcciarci. Sì. Ok, e diceva Marco appunto che hai ritirato prima di quelli, sì, prima questi. Di avere questo avevo ritirato questi blocchetti. E come ti sei trovato? Cioè com'è? No, mi sono trovato bene anche perché non avendo trovato questo attrezzo, quello più simile era diciamo questo qua, cioè non per l'altezza ma per la forma. Sì, sì, sì. E quindi all'inizio ho allenato tutti i verticali. Sono molto difficili da utilizzare. No, no, sono comodi. Posso provarti? Sì, diciamo, certo, se... certamente. Se mi ammazzi in diretta. No, o... no. Dai. È sempre stato. Allora, l'impugnatura come la tieni? Consigli due dita? No, no, sì. A due, ok. Sì, sì. Anche poi a... come ti senti comodo? Sì, 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 sì. Vediamo. E ancora con l'incasso. Vai, vai. Prova anche stretto, se prova a grattare. Ok. Non è male, sì, dovrei allenarla, però. Sì, certo, no, dai, sono comodi. Certo. Poi l'hai messa pure abbastanza larga. Larga, io c'ho sempre il vizio di tenerla larga. Infatti tanti mi dicono, no Simo, tienila molto più stretta che fai meno fatica. Sì, sì. Però devo dire che sono un ottimo strumento. Sì, secondo me mi hanno anche aiutato parecchio per poi avere magari un piccolo transfer per la presa. Bene, bene. Ragazzi, ma ero curioso, stavo guardando un po' le vittorie di Marco e stavo vedendo che ha partecipato al Men Physique. Ma com'è successo? Quindi Claudio Paradiso non è l'unico caso di queste imitazioni. Ma com'è andata questo Men Physique? Ma è andato abbastanza bene. È partito tutto dal mio nutrizionista. Okay. Che sono seguito da un nutrizionista, anzi, lo saluto con l'occasione. Salutiamo Alessio Dalla Pro. È questione di metodo, seguite la pagina. E di dov'è quindi Lamezia? No, su Catanzaro. Catanzaro, ok. E mi fosse interessato. E niente, quindi andando un giorno da lui a vista, mi ha detto: fossi un po' più voluminoso, potresti partecipare ad una gara di Men Physique. Certo. E al controllo successivo avevo visto che c'era una gara sulla Lamezia e ho detto: ma proviamo a partecipare a questa ti gara. Ti sei divertito, ti è piaciuta come? Sì, sì, mi sono divertito abbastanza. Quando sei arrivato? Sono arrivato secondo. Quindi ragazzi, avete capito che dal calisthenics anche... Sì, anche questo è stato il fattore comunque che mi ha spinto anche a partecipare praticando una disciplina e portando comunque... Vero. E fare altre gare di Men Physique. Sì, sì, ora mi sono motivato e vorrei comunque provare anche qualche altra grezza, però allenandomi sempre con il mio sport, il calisthenics. Quindi sempre col calisthenics, quindi è stata molto curiosa questa, l'ho proprio colto un po' di tra le varie vittorie e tutto quanto. C'è anche il certificato con Andre Mantello, quindi di istruttore di calisthenics, quindi era una piccola curiosità. Tantissimo Marco, grazie, veramente, grazie. Ma lo rivedremo, figurati, grazie veramente a te.
verrò ad allenarmi sicuramente con lui quando sarò in Calabria. E che dire, seguitelo tutti coloro della zona e non solo, quindi della Piana di Lamezia, Filadelfia, Francavilla, tutte queste zone di Pizzo Calabro, contattatelo veramente perché così vi può far iniziare a praticare questa splendida disciplina. E che dire, ci vediamo in un prossimo video, iscrivetevi al canale. Grazie.